Ciao a tutti, voglio raccontarvi la mia esperienza di un ritardo di un volo dove ho subito 5 ore di ritardo l'ultima settimana l'ultimo sabato di giugno praticamente 2023, che sono partito dall'aeroporto di Catullo Verona per arrivare a Lampedusa. E il volo doveva essere 3:30, ma ahimè praticamente siamo partiti alle 21:30 di sera, cioè quasi 5 ore, 5 ore di ritardo. L'ultimo giorno a Lampedusa, andando in giro a negozi, sono fermato sul negozio, ho parlato con un commesso della mia disavventura e lui mi ha detto: guarda, l'anno scorso a mia moglie è successo la stessa identica cosa, ha subito un ritardo di 4 ore, si sono rivolte in Italia a rimborso e ha ottenuto, dopo 6 mesi, ha ottenuto il rimborso aspettando. Cioè praticamente lui mi disse anche quanto che ha preso di rimborso, dice: guarda, sono 250 euro a persona. Cavolo, ho detto. Ero un po' scettico, a dire la verità, perché alcuni amici hanno subito il lavoro anche dei ritardi di volo e si sono rivolti all'agenzia, che non era Italia Rimborso, un'altra agenzia, ma non hanno ottenuto assolutamente niente. Comunque ho detto: vabbè, vado a casa. Quando arrivo a casa ho acceso il computer, sono arrivato a casa, ho acceso il computer e mi sono inserito Italia Rimborso. Praticamente gli ho mandato un'email, loro mi hanno detto di dare tutta la documentazione e così ho fatto. E mi hanno dato un numero di tracciabilità sia mio che mia moglie e mia figlia, di cui io seguivo, e senza aver fatto assolutamente niente, solo aver mandato la documentazione, loro non mi hanno richiesto niente, nemmeno un euro. E niente, dopo questi giorni mi è arrivato proprio il rimborso di 750 euro, cioè 250 euro a persona. Io consiglio a tutti di rivolgersi a Italia Rimborso, perché, come ho detto prima, ero scettico, ma mi sono ricreduto. Ringrazio Italia Rimborso e fate anche voi, se subite un ritardo, rivolgetevi a loro.